Siete pronti a vivere delle avventure magiche all'interno di un sotterraneo pieno di tesori, mostri e trappole? Perché il re dei Dungeon Crawler è tornato in una nuova fiammante edizione. Benvenuti nel tutorial di HeroQuest! Ciao a tutti, io sono Board Games Francesco e nel mio canale potete trovare consigli e tutorial sui giochi da tavolo. In particolare, giochi facili e divertenti, con regole semplici da imparare, adatti a tutta la famiglia. In questo video vi parlo di HeroQuest, un gioco di Stephen Baker da 2 a 5 giocatori, da 14 anni in su, pubblicato in Italia da Hasbro. HeroQuest è uno dei più famosi giochi fantasy al mondo, uscito nel lontano 1989. Ispirato ai giochi di ruolo di quel tempo, come Dungeons & Dragons, HeroQuest vi fa vivere delle avventure piene di esplorazione e combattimenti. Così come nei classici giochi di ruolo, un giocatore svolge il ruolo del master, mentre gli altri giocatori formano il team di eroi pronto a correre mille pericoli per ottenere fortuna e gloria. Ora scopriamo insieme le regole del gioco, mentre alla fine del video trovate la mia valutazione e i suggerimenti per giocarci al meglio. Nel frattempo vi suggerisco di iscrivervi al canale per non perdere i miei prossimi video. In HeroQuest un giocatore interpreta il ruolo del master e da dietro lo schermo gestisce la storia, i mostri e tutti gli altri elementi di un'avventura fantasy che si svolge all'interno di un dungeon diviso in stanze e passaggi. Gli altri giocatori impersonano gli eroi disponibili nel gioco, ovvero l'elfa, il nano, il mago e il barbaro, e cooperano insieme durante l'avventura. All'inizio partita decidete chi di voi è il master. Gli altri giocatori scelgono ognuno un personaggio e si mettono di fronte la propria miniatura e carta e la scheda segna punti. Se siete in meno di 4 giocatori, escluso il master, potete decidere di giocare con un personaggio a testa, oppure qualcuno di voi può usare più di un personaggio. Considerate che se non utilizzate tutti i personaggi, l'avventura sarà più difficile da completare. Chi utilizza il mago deve prendere 3 scuole di incantesimi, mentre chi usa l'elfa solo una scuola di incantesimi. Se in partita sono presenti entrambi i personaggi, il mago sceglie la sua prima scuola, l'elfa la sua unica scuola e infine il mago prende la sua seconda e terza scuola. Nella scheda del personaggio scrivete il nome con il quale volete chiamare il personaggio, il tipo di personaggio scelto, mago, barbaro, nano o elfa, i valori di dadi di attacco, dadi di difesa, mente e corpo indicati sulla carta del personaggio. Il corpo indica la forza del personaggio, invece la mente è l'intelligenza. Durante l'avventura utilizzerete la scheda per modificare i valori delle vostre caratteristiche, le monete d'oro che guadagnate, le armi, armature, pozioni e altri oggetti che riuscirete a trovare. Posizionate il tabellone nel centro del tavolo, in modo che la scritta HeroQuest sia di fronte al master. Mischiate il mazzo tesoro e posizionatelo a faccia in giù vicino ai giocatori. Metteteli vicino anche il mazzo equipaggiamento a faccia in giù, 3 dadi combattimento e 2 dadi movimento. Mettete a faccia in su vicino al dungeon le carte mostro, in modo che i giocatori possano studiare le loro caratteristiche. Il master si mette lo schermo davanti, in modo che gli altri giocatori non possano vedere cosa c'è dietro. Poi prende il libro delle imprese e si mette a portata di mano 3 dadi combattimento, i mazzi artefatto e incantesimi di terrore, i segnalini e le miniature dei mostri, i mobili e gli accessori. Nel libro delle imprese sono presenti delle avventure che i personaggi possono affrontare. Se è la vostra prima partita a questo gioco, iniziate con l'avventura numero 1. Il libro delle imprese indica al master tutte le informazioni necessarie per gestire l'avventura. Le imprese sono divise in 3 sezioni: il testo sulla pergamena, la mappa e le note. Il testo sulla pergamena, che il master deve leggere ad alta voce, indica l'introduzione alla storia dell'impresa e quali obiettivi devono completare i personaggi. La mappa indica al master la posizione degli elementi che andranno posizionati sul dungeon man mano che la partita andrà avanti.
mentre le note indicano al master le situazioni particolari che avvengono in determinate circostanze. Una volta scelta la missione da giocare all'interno del libro delle imprese, il master legge ad alta voce il testo sulla pergamena, poi posiziona la scalinata e gli altri elementi indicati all'interno della prima stanza del dungeon. Le porte vanno posizionate sempre chiuse. I personaggi iniziano la partita in questa stanza e ci posizionano dentro le proprie miniature. Le altre stanze e i passaggi verranno attivati dal master non appena saranno visibili ai personaggi. A seconda del tipo di impresa, una parte del dungeon potrebbe essere non accessibile. Elementi come i tesori, le trappole e le porte segrete sono invisibili ai personaggi e possono essere scoperti da loro solo tramite delle apposite azioni di ricerca o altro. Il giocatore alla sinistra del master inizierà il primo turno. I round di gioco si dividono in due fasi, quella dei personaggi e quella del master. Durante la fase dei personaggi, ognuno giocherà il proprio turno, procedendo in senso orario. Una volta che tutti i personaggi hanno completato il proprio turno, inizia la fase del master. I round si susseguono e terminano nel momento in cui i personaggi completano l'impresa, oppure abbandonano il dungeon, oppure vengono tutti uccisi dal master. Durante il vostro turno avete due azioni a disposizione che potete eseguire nell'ordine che volete. Una è l'azione di movimento, che vi permette di spostarvi all'interno del dungeon. L'altra azione è a scelta tra combattere un mostro o un altro personaggio, lanciare un incantesimo, cercare porte segrete, cercare tesori, cercare trappole, disinnescare una trappola. Ora vediamo le azioni nei dettagli. Per muovervi, lanciate i dadi indicati sulla vostra carta personaggio e spostatevi nel dungeon in orizzontale o verticale per un numero massimo di caselle pari a quello del risultato ottenuto. Potete passare attraverso una casella già occupata da un altro personaggio. Non potete terminare il movimento sopra una casella già occupata, a meno che non siate sulle scale o in una trappola con fossa. Per aprire la porta di una stanza dovete fermarvi nella casella adiacente. Poi, una volta aperta, potete completare l'eventuale movimento rimanente. Quando aprite la porta di una nuova stanza o arrivate in un nuovo passaggio, dovete dare tempo al master di posizionare i mostri, i mobili e gli accessori presenti nell'area. Le porte segrete, le trappole e i tesori non devono essere posizionati dal master in queste situazioni. Il master deve sempre tenere d'occhio le posizioni dei personaggi e la mappa dell'impresa, in modo da fermare il gioco nei momenti giusti e inserire gli elementi visibili. Per quanto riguarda i passaggi, i personaggi riescono a vedere tutti gli elementi non bloccati da muri o porte chiuse che si trovino in linea retta da lui. Mentre un personaggio in una stanza, o che ha appena aperto la porta, riesce sempre a vedere tutti gli elementi presenti al suo interno. L'apertura di una porta può essere fatta solo dai personaggi, non conta come un'azione e la porta rimane aperta per tutta la partita. Il master dovrà sostituire la miniatura della porta chiusa con quella aperta. Se una porta è chiusa, non è possibile entrare o uscire dalla stanza fino a quando non viene aperta. Un segnalino di casella bloccata conta come se fosse un muro. L'azione di combattimento si divide in due fasi, attacco e difesa. Per attaccare un mostro o un personaggio, dovete essere in una casella adiacente in orizzontale o verticale. Scegliete quale arma usare per il combattimento, nel caso ne abbiate più di una. Lanciate un numero di dadi combattimento pari a quelli indicati sulla carta del mostro o personaggio o dell'arma che sta eseguendo l'attacco. Ogni teschio ottenuto è un risultato di successo, che farà perdere un punto corpo all'avversario a meno che non riesca a difendersi dall'attacco. Per difendervi, lanciate un numero di dadi combattimento pari a quelli indicati sulla carta del mostro personaggio che sta subendo l'attacco. Gli scudi bianchi sono risultati di successo per i personaggi, mentre gli scudi neri sono dei successi per i mostri. Ogni risultato di successo in difesa annulla un risultato di successo in attacco. Una volta confrontati i due risultati,
il difensore dovrà rimuovere sulla sua scheda un punto corpo per ogni attacco non parato. I mostri più deboli sono dotati di un solo punto corpo, se quindi non riescono a difendersi completamente dall'attacco, muoiono subito. Mentre i più forti hanno una maggiore quantità di punti corpo. Per segnare le ferite inflitte a questi mostri, utilizzate i segnalini teschio. Il mago e l'elfa possono eseguire un'azione di lanciare incantesimi. Un incantesimo può essere usato contro un qualsiasi personaggio o mostro, purché sia visibile al lanciatore, e una volta usato va scartato per l'intera partita. Il lanciatore ha la visibilità libera se, considerando una linea retta che parte da lui e arriva verso il bersaglio, non sono presenti muri, porte chiuse, altri personaggi o altri mostri. Un personaggio può compiere, all'interno di una stanza o di un passaggio, un'azione di ricerca di porte segrete. L'area in cui si trova il personaggio deve essere libera da mostri. Il master controlla i risultati della ricerca sul libro delle imprese. Se sono presenti delle porte segrete nell'area, il master deve posizionare gli appositi segnalini sulle caselle corrette, altrimenti non succede nulla. Un personaggio può compiere, all'interno di una stanza libera da mostri, una ricerca di tesori. Il master controlla sul libro delle imprese i risultati della ricerca. Se è presente un tesoro speciale, il master legge ad alta voce la descrizione indicata sul libro delle imprese. Un tesoro speciale di una stanza può essere trovato solo una volta durante la partita. Se invece non è presente un tesoro speciale, il giocatore deve pescare una carta dal mazzo tesori e attivarla. Possono capitare quattro tipi di carte tesoro: le pozioni, le monete d'oro, le trappole e i mostri erranti. Le pozioni e le monete d'oro raccolte vanno indicate nella scheda personaggio e le loro carte vanno rimosse dalla partita. Se pescate una trappola o un mostro errante, seguite le istruzioni indicate e poi rimischiate tutte le carte tesoro con inclusa la carta che avevate appena pescato. Nel caso del mostro errante, il master posiziona la miniatura indicata nel libro delle imprese in una casella adiacente al personaggio, o se sono tutte occupate, in quella libera più vicina all'interno della stanza. Se il mostro errante si trova adiacente al personaggio che ha pescato la carta tesoro, lo attacca immediatamente. Nei turni del master, il mostro errante può essere attivato come tutti gli altri mostri. Un personaggio può compiere all'interno di una stanza o di un passaggio una ricerca di trappole. L'area in cui si trova il personaggio deve essere libera da mostri. Il master controlla sul libro delle imprese i risultati della ricerca. Se sono presenti delle trappole nell'area, il master deve indicare i personaggi, le caselle in cui sono presenti e quali tipi di trappole ci sono tra le quattro disponibili: fossa, masso, lance e scrigno. Durante questa situazione, il master non deve posizionare i segnalini trappola. Il nano o un personaggio dotato della borsa degli attrezzi può cercare di disinnescare una trappola non ancora attivata all'interno di una stanza o di un passaggio. Per farlo, come prima cosa deve eseguire un'azione di movimento per finire sulla casella della trappola o in una adiacente nel caso della trappola scrigno, dichiarando la sua intenzione di disinnescarla. Questa procedura non fa attivare la trappola. Essendo le trappole invisibili, quella da disinnescare dovrà essere stata individuata in precedenza da un qualsiasi personaggio tramite l'azione di ricerca trappole. Poi lanciate un dado combattimento per vedere se riuscite o no a disinnescare la trappola. Se siete il nano, riuscite a disinnescare la trappola se ottenete uno scudo bianco o un teschio. Se siete uno degli altri personaggi e avete in dotazione la borsa degli attrezzi, riuscite a disinnescare la trappola se ottenete uno scudo nero o uno scudo bianco. In caso di fallimento, la trappola si attiva e subite i suoi effetti. In caso di successo, la trappola viene disattivata per l'intera partita e il master non dovrà mai posizionare il suo segnalino su quella casella. Se un personaggio passa sopra una trappola ancora invisibile, oppure, nel caso della trappola scrigno, un personaggio esegue un'azione di cercare tesori all'interno di quell'area,
Il master deve fermare il gioco per posizionare la trappola sulla casella, che si attiva con i suoi effetti negativi. Il movimento del personaggio termina subito, così come anche il suo turno. I mostri non innescano mai le trappole. Ora vediamo le caratteristiche dei quattro tipi di trappole. La trappola fossa è un buco sul terreno in cui i personaggi ci finiscono dentro, facendo perdere un punto corpo. Il master posiziona il segnalino fossa sulla casella in cui è presente. Un personaggio o un mostro che effettua un combattimento dall'interno di una fossa lancia un dado in meno. All'interno di una fossa è possibile eseguire un'azione di ricerca a porte segrete o tesori come se si trattasse di una stanza a parte. Nel turno successivo a quello in cui siete caduti nella fossa, potete muovervi liberamente e uscire dalla fossa. Se la trappola fossa è visibile nel dungeon, i personaggi e i mostri possono cercare di saltarla durante il movimento, purché abbiano ancora due o più passi da eseguire nel momento in cui effettuano il salto e che la casella d'arrivo sia libera. Per i personaggi, il salto della fossa richiede il lancio di un dado combattimento. Se esce il teschio, si cade nella trappola, si perde un punto corpo e il turno termina. I mostri non lanciano il dado per saltare la fossa e, se necessario, possono cadere al suo interno senza subire danni. La trappola masso è un'enorme pietra che vi rotola contro. Lanciate 3 dadi combattimento e perdete un punto corpo per ogni teschio uscito. Inoltre spostate il personaggio in una casella libera adiacente al masso. Il masso resta lì per tutta la durata della partita e si considera come un muro. La trappola lancia è un'arma che fuoriesce di colpo dal terreno, muro o soffitto. Tirate un dado combattimento, se ottenete un teschio perdete un punto corpo. Infine la trappola viene distrutta, scomparendo dal dungeon. La trappola scrigno è un gas velenoso che fuoriesce da uno scrigno oppure da un mobile. Gli effetti delle trappole scrigno sono indicati nel libro delle imprese. Durante l'avventura, un personaggio che possiede un tesoro con le monete d'oro oppure un artefatto può donarlo a un altro personaggio presente all'interno del dungeon. Sia i personaggi che i mostri muoiono quando i punti corpo arrivano a zero. In entrambi i casi rimuovete la miniatura dal dungeon. Nel caso di un personaggio, tutte le sue monete d'oro e le carte in suo possesso restano disponibili nella stanza o passaggio in cui è morto. Se nella stanza o passaggio in cui siete morti ci sono altri personaggi, possono ereditare il vostro bottino. Se invece sono presenti solo dei mostri, il vostro bottino viene eliminato. Se nel bottino perduto era presente un artefatto, il master dovrà includerlo tra i tesori speciali all'inizio della prossima impresa. Un personaggio nel proprio turno può salvarsi dalla morte causata dalla perdita di punti corpo usando una pozione di guarigione, oppure, nel caso non abbia già fatto l'azione a scelta, usando un incantesimo di guarigione. Una volta che tutti i giocatori hanno svolto il loro turno, il master esegue il proprio attivando i mostri nel dungeon. Per ogni mostro può eseguire sia il movimento che un'azione a scelta, nell'ordine che preferisce. L'azione a scelta può essere tra combattere un personaggio oppure lanciare un incantesimo di terrore. Solo alcuni mostri sono dotati di incantesimi, che una volta lanciati vanno rimossi dalla partita. Così come per gli incantesimi dei personaggi, anche in quelli del terrore, il mostro che li lancia deve avere una linea di vista libera sul bersaglio. Il master vince la partita se riesce a uccidere tutti i personaggi in gioco. I personaggi vincono la partita se riescono a completare gli obiettivi indicati dal master all'inizio dell'impresa e a fuggire tutti insieme dalla scalinata da cui sono entrati nel dungeon. I personaggi possono anche terminare l'impresa anticipatamente, fuggendo dalla scalinata senza avere terminato gli obiettivi indicati dal master ad inizio dell'impresa. Di solito il completamento degli obiettivi dell'impresa comprendono un tesoro finale o una ricompensa per i personaggi. Una volta completata con successo un'impresa, cerchiate il numero corrispondente sulla scheda del personaggio. Se avete completato con successo gli obiettivi di un'impresa,
in quella successiva potete portarvi dietro gli artefatti raccolti e potete spendere le monete d'oro guadagnate per acquistare dell'equipaggiamento. I tesori normali non possono essere tenuti. Tutte le caratteristiche dei personaggi si riazzerano quando iniziano una nuova impresa. Per acquistare dell'equipaggiamento, pagate il costo indicato sulla carta. Posizionate di fronte a voi le carte acquistate e aggiornate la vostra scheda personaggio. HeroQuest è uno di quei giochi che ha fatto la storia, diventando negli anni una vera e propria leggenda tra gli estimatori del genere fantasy. La nuova versione del gioco è realizzata in modo da essere il più fedele possibile all'originale, seguendo ovviamente i moderni standard di produzione. Sicuramente ci saranno giocatori che resteranno un po' delusi dalla mancanza di sostanziali cambiamenti rispetto alla versione originale, così come ce ne saranno altri felici di sapere che il padre dei Dungeon Crawler sia rimasto fedele alle sue origini. Al di là degli aspetti nostalgici, HeroQuest può essere considerata un'ottima scelta per chi è alla ricerca di un gioco da tavolo fantasy stile gioco di ruolo, non troppo complesso nelle regole, in cui sia presente la figura del master. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like ed iscrivetevi al canale. Fatemi sapere anche cosa ne pensate del gioco e se avete domande o consigli da darmi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che il gioco è divertimento. Ciao!